Panino vuoto? La terza edizione della Festa del Pescato dello Ionio. Innanzitutto vogliamo partire dalla riuscita delle precedenti edizioni, che è sicuramente stato sprone per la realizzazione di quest'ultima edizione. Sì, siamo contenti perché la Notte Azzurra viene fatta a Montauro, è un paese molto piccolo che però ha un potenziale turistico enorme, che va da Pietragrande fino a Monte Paone, un lungomare bellissimo progettato da un archistar come Fabio Rotella, che si presta anche alla realizzazione di grandi eventi. Cosa c'è attorno a questa importante festa? No, sicuramente c'è la valorizzazione del pescato dello Ionio, perché noi abbiamo le acciughe, le alici, che dir si voglia, che sono comunque un piatto povero, ma che si presta a tantissimi metodi per essere cucinato. Abbiamo scelto una chef star come Emanuele Mancuso per valorizzarlo, abbiamo messo un gruppo che fa taranta ionica ed è, credo che sia stata un'ottima miscela, un'ottima cocktail, un'ottima ricetta per la riuscita di questa manifestazione. Siamo dei numeri più o meno dei partecipanti che diciamo, riempiono questo lungomare? Noi, diciamo, una stima approssimativa, possiamo tranquillamente dire che siamo intorno alle 5.000 presenze. Sicuramente dobbiamo ringraziare tutti quelli che hanno collaborato, dal comune all'assessorato all'agricoltura della regione Calabria con l'assessore Gallo e tutti quelli, i volontari che si sono adoperati. Noi speriamo di alzare un attimino l'asticella e di far sì che questa diventi un evento importante nel calendario delle manifestazioni calabresi. Signora, lei da dove arriva? Di qua, della zona? No, sono di Cardinale, paesino delle Noccioline. Ma come mai oggi qui? Le faccio una domanda retorica. Perché è il pescato dello Ionio e quindi il nostro Ionio dobbiamo valorizzarlo come dobbiamo valorizzare il territorio. E quindi, come vede, c'è tanta gente di tutti i paesi limitrofi, perché la nostra Calabria deve vivere, resistere e andare avanti. Come vede, io ho fatto due per uno. Sindaco, allora, terza edizione della Festa del Pescato dello Ionio qui a Montauro, come sta andando e appunto qualcosa in più su questa festa? È una gran bella festa, c'è tanta gente, molto più delle aspettative. Si vede che il pescato dello Ionio è un prodotto che deve essere valorizzato, come questa fiera sembra che lo faccia molto bene, quindi ovviamente però ogni anno continueremo sempre sperando di migliorare. La serata è molto calda eppure c'è davvero tanta gente e siamo davvero contenti. Il morsello solitamente è un piatto che si prepara con la carne, invece questa volta come ce lo presenta? Con il baccalà. La gente gradisce? La gente sta gradendo parecchio, sì. Siamo molto soddisfatti del risultato. Oggi a Montauro per la Festa del Pescato dello Ionio, ha assaggiato qualcosa, cosa le è piaciuto di più? Sì, allora ho provato il morsello di baccalà, buonissimo, e adesso sono in attesa per provare il pesce fritto. Una buona organizzazione, aspettiamo il resto. Sì. È la prima volta che viene qui? No, sono venuto già l'anno scorso per la festa sempre organizzata da Panta e diciamo frequento la zona spesso. Cosa presenta questo stand? Allora, qui vendiamo miele biologico, ursino di Montauro, Costa degli Aranci. Quindi è prodotto proprio qui? Sì, qui vicino. La gente sta apprezzando? Sì, anche se non comprano molti, dato che è la bestia del pesce, quindi
Però comunque sta andando bene la vendita. Grazie. Ragazzi, come si chiama la vostra birra? La birra si chiama birrificio 3B Craft Beer. La birra abbiamo una Mayaguel e una Sambir. Una è un American Pale Ale e una è una Belgian Pale Ale. Le produciamo presso il birrificio di Lamezia, la Metus. Voi siete di Catanzaro? Di Catanzaro, sì, e siamo una beer firma e siamo nati l'anno scorso. Quindi siamo novembre. Come sta andando? Abbastanza bene, fortunatamente sembra che va molto bene. Spiegarmi un po' la grafica che è molto accattivante delle vostre birre. Allora, Crevì è come meglio conosciuto come Catanzaro, la città delle Crevì, vento, velluto in italiano. Quindi la Mayaguel, questa qua, è ispirata al vento, quindi Mayaguel è la dea del vento. Mentre invece questa è la Sambi, Sambi italiano, però a Catanzaro lo chiamano Sambi italiano, quindi diminutivo di Sambi italiano. E ora uscirà la nuova che sarà velluto.